sarà capitato a molti di noi. Mangi bene, fai sport, rinunci a dolci e schifezze varie. Eppure l'ago della bilancia non scende, anzi sale. Ma stai raccontando la trama di un film dell'orrore o di un incubo ricorrente? Né l'uno né l'altro, questa è una realtà per molte persone, soprattutto donne, ma anche agli uomini può capitare una situazione simile. Nel video di oggi vedremo insieme una causa insospettabile che impedisce di dimagrire e causa aumento di peso anche se facciamo tutto giusto e stiamo a dieta. E ovviamente alla fine del video vediamo come combatterla con la naturopatia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, la causa insospettabile è lo stress sul lavoro. Il dottor Squalozzi dice che questa dello stress è una gran conchigliata. Ma no, c'è uno studio svedese che lo dimostra, condotto dalla University of Gothenburg e dalla Umea University, e pubblicato su International Archives of Occupational and Environmental Health. Lo studio ha analizzato il peso corporeo di 4.000 uomini e donne svedesi per 20 anni, raccogliendo dati su alimentazione, stile di vita e stress lavorativo. E i risultati parlano chiaro. Le donne soffrono di stress da lavoro molto più degli uomini. E questo stress è causa di aumento di peso anche in donne altrimenti sane. È una cosa seria. Secondo i ricercatori, il fattore chiave è il livello di autonomia decisionale. Meno decisioni si possono prendere, meno si ha controllo sul proprio lavoro e più alto è il rischio di ingrassare. Ma cosa facciamo? Mi sta venendo lo stress da lavoro. Niente stress, ma trendy e sani sempre! La soluzione c'è, ma prima iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e aiutatemi a portare avanti la mission del canale con gli abbonamenti. Un piccolo contributo mensile per voi fa una grande differenza per me. Gli amici abbonati nella tab Community trovano in esclusiva la mia meditazione guidata anti-stress per dire addio allo stress da lavoro per sempre. Meditazione? Ma funziona? Certo, ci sono moltissimi studi che lo dimostrano. Meditare anche per pochi minuti aiuta a calmare la mente e vedere le cose da una prospettiva diversa. Io faccio meditazione spesso, mi siedo con gli occhi chiusi, mi concentro sul respiro, respiro in modo calmo, lento e regolare. E se mi viene un pensiero, lo lascio fluire come una nuvola passeggera nel cielo limpido della mia mente. Provate anche voi. Un'altra soluzione della naturopatia è l'alimentazione. Lo stress causa squilibri metabolici, quindi bisogna assolutamente tenere conto di cosa e come e quando mangiare. Anche piccole variazioni nello stile alimentare possono fare una grande differenza. Nei miei video trovate tanti consigli oppure potete contattarmi per un coaching personalizzato. Link in descrizione. Adesso sapete quanto è importante gestire lo stress ancora di più e avete uno strumento per farlo ogni giorno. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!